siete un pubblico molto fortunato, perché non solo avete Marco Bellocchio qui con voi, ma avete Michel Simard che vi porrà le domande. Mon italien n'est pas assez bon pour cela. Et Marco Bellocchio va répondre en italien. Il y aura une traduction en anglais simultanée. Voilà. Je vais commencer par une question qui a un tour personnel, puisque Marco Bellocchio et moi-même, nous avons à peu près le même âge. Il est mon cadet d'une année. Et je l'ai découvert donc quand il a commencé au Festival de Locarno avec Bobby Tasca, qui était évidemment un événement, un premier film exceptionnel. Mais il y a beaucoup de premiers films exceptionnels. C'est un peu ce que j'ai dit dans le livre de la Cinémathèque de Bologne avec le DVD et un petit livre qui accompagne Bobby Tasca. Mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a des grands, grands premiers films dans l'histoire du cinéma. Ce n'est pas du tout une exception. C'était un grand premier film, il y en a pas mal. Mais par contre, il y a rarement un très grand ou très bon 22e film. Et surtout, dans cette génération exceptionnelle des années 60, dans le cinéma, pas américain, les Américains c'est les années 70, mais dans le cinéma mondial, en Europe, en Amérique latine, c'est une décennie exceptionnelle par le nombre de jeunes metteurs en scène, pas seulement la nouvelle vague, mais les Tchèques, les Polonais, les Brésiliens, les Québécois, enfin bref. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'ils sont peut-être même pas une poignée, même pas cinq metteurs en scène de cette époque qui continuent aujourd'hui à être au centre, au cœur de l'actualité cinématographique, qui sont présents avec leurs films dans les grandes compétitions internationales et qui font des films impressionnants de modernité, de qualité. Et je crois que, évidemment, Marco Bellocchio, c'est un exemple de ces trois ou quatre. Je ne vais pas citer les autres, parce qu'on me reprocherait des oublis, mais c'est facile, c'est très facile à retrouver. Mais évidemment, dans les années 2000, par exemple, on a vu des films exceptionnels, Buongiorno Notte, Il Sorriso della Madre, Vincere, et puis récemment encore, cette année, Fai dei Sogni, qu'on a vu au Festival de Cannes, et puis auparavant La Bella Addormentata, et puis ce film aussi incroyablement original et fort, qui est Sangue del mio sangue. Alors je vais demander à Marco Bellocchio peut-être quel est le secret de cette longévité. Alors, 50 ans. 50 sì, ans. Et non lo so, non lo so, nel senso che. Nel senso che. Non lo so. Non lo so, ma nel senso che io, ecco, sicuramente. Anche con Pietro degli errori ho sempre, è sicuramente retorico dirlo, ho sempre creduto a quello che progettavo, quello che facevo, ecco, nel senso che lavorare per esempio su commissioni, lavorare a cose a cui uno non crede se è logorante anche per la fantasia, è difficile cercare di mettere insieme delle opere di pura commissione con opere più ispirate, ecco. Ma credo anche una certa combinazione della mia formazione culturale
da una parte cattolica e protestante, cioè insomma, il discorso sulla coscienza, di fare bene, di essere coerenti, di essere onesti, dall'altra tutta una educazione successiva, una cultura successiva che era riferita al, alla politica, e cioè la politica che potesse cambiare il mondo. Non c'era contraddizione tra la prima e la seconda, perché entrambi si facevano riferimento a un'infanzia, a un'adolescenza e una post-adolescenza in cui la politica, peraltro in cui non mi sono coinvolto né in modo violento né in modo veramente radicale, tranne una parentesi breve di militanza nel partito di ispirazione marxista-leninista maoista, che però era un partito sì rivoluzionario, ma che non, che rifiutava assolutamente il terrorismo, ma voleva secondo principi leninisti arrivare al potere, ma respingendo il terrorismo, che in quegli anni invece stava crescendo. E poi, come ho già detto tante volte, una lunga esperienza personale, dapprima una psicoterapia individuale e poi questa analisi collettiva con il professor Fagioli, che in qualche modo ha a cui ho risposto sempre nello spirito di avvicinare, diffondere, secondo un principio anche religioso, quella che è la vita personale e quella che è il tuo lavoro professionale. Quindi lottare contro una scissione, lottare contro la dissociazione, che è molto comune, e dice vabbè, io sono un artista e sono libero di fare quello che voglio, la mia vita personale può andare in tutt'altra direzione. No, io ho cercato che l'una cosa corrispondesse all'altra, che vi fosse una coerenza tra l'essere un cittadino e l'essere anche un artista. Poi naturalmente anche il rapporto con l'analisi collettiva di Fagioli è andato in crisi e me ne sono separato, però quel tipo di impostazione credo ancora oggi rimanga, che poi ci sono, come nella vita, tante casualità, la salute, mentale, la vivacità, sono tutte cose che appartengono anche non a un destino a cui non credo, ma ad una, a quella, ognuno di noi ha il suo, ha una sua storia, ecco. Ho già parlato troppo. Oui, alors ta réponse est intéressante parce qu'elle précède ma deuxième question, qui est justement, il me semble, alors c'est vrai que le cinéma italien a toujours été, par rapport au cinéma de mon pays, beaucoup plus lié à la politique et à l'histoire et à l'identité même de l'Italie. Mais ta démarche est tout de même différente. Par exemple, un cinéaste que j'admire beaucoup, qui est Francesco Rosi, dans son approche du politique, c'est vraiment le politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le privé, il n'y a pas la... Tandis que des films, on a beaucoup parlé, à juste titre, et tu l'as évoqué, qu'il y a la dimension psychanalytique, que tu partages d'ailleurs, tu pourras peut-être nous le dire, je pense, avec des gens de ta génération comme Bertolucci ou Pasolini. Mais en même temps, le privé est très important. C'est-à-dire, on peut voir par exemple un film
comme on peut voir un film comme Lyoki la Boca, par exemple, comme évidemment un film privé sur les rapports d'un père, de son fils, etc., mais aussi à travers le personnage de Lucas Sell, la désillusion d'une génération, donc un commentaire politique. Et on pourrait le voir pour tous tes films. Par exemple, le film sur l'euthanasie n'est pas un film à thèse sur l'euthanasie, mais c'est aussi un portrait politique de l'Italie à ce moment précis de ce débat sur la fin de vie. Donc, on pourrait voir donc deux lignes, si j'ose dire parallèles, mais qui se croisent entre le public et le privé. Ton cinéma, tous tes 20 et quelques films, c'est un portrait de l'Italie depuis 1965. Et un troisième fil, c'est peut-être aussi le fil autobiographique, qui est évidemment plus discret, parce que tu es quelqu'un de discret, mais des films qui commencent avec Les poings dans les poches, qui est un film tourné dans la maison de ta mère, à Bobbio, mais aussi Sorel les miens, mais aussi Vacanze a Valpreglia, qui est un documentaire, et aussi Sangue del mio sangue. Voilà, donc ces trois fils, comment les mettre toujours en relation? Mettere in relazione, ci sono come due pulsioni che cercando una storia, sia che sia una storia inventata che una storia pubblica, è chiaro, proprio direi istintivamente io sento la necessità di andare nell'intimo di certi personaggi, come se la storia, il peso politico venisse fuori da sé e non fosse assolutamente necessario imporlo da fuori, ecco. Ma mi viene in mente per esempio un film come L'ora di religione, che in Francia ha come titolo Il sorriso di mia madre. Insomma, è chiaro che lì io parlo di rapporti personali tra un padre, una moglie separata, un figlio, questa idea della canonizzazione della madre uccisa da una... Cioè, tutte cose che possono fare riferimento sia ad altri film e che in cui si possono ritrovare anche dei temi politici, ma sempre in modo indiretto. Lo stesso se penso a Buongiorno Notte, che il sequestro Moro si chiama così, però il fatto di avere concentrato il film tutto nel covo ribadisce ancora una volta come il clima familiare. Io non ho vissuto in una famiglia dove sono accaduti dei delitti o delle cose atroci o delle violenze sui minori, però effettivamente vivere in una famiglia dove c'erano anche tanti problemi di ordine mentale, però è qualcosa che è diventato parte della mia formazione artistica, sia quando dipingevo che quando immagino una, e di conseguenza anche una storia come il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro in qualche modo ha trovato naturalmente nella mia immaginazione una dimensione domestica, familiare. I terroristi si cucinano, vedono la televisione e c'è quel rapito Aldo Moro chiuso in una, che però viene anche tenuto libero. Qui entriamo in una dimensione più onirica per dire che, e poi la sua libertà immaginata, per dire come il punto di partenza sia dentro, all'interno della casa. Evidentemente
non ho nessuna nostalgia delle case in cui ho abitato da bambino, ho sentito frustrazione, solitudine, nessuna felicità, ma evidentemente quella esperienza mi ha segnato in modo profondissimo, e forse è quella realtà sentimentale, di prigione sentimentale, di manicomio familiare, che in qualche modo è il è la diciamo è la materia in cui continuamente la mia immaginazione riprende e rielabora. E credo questo stare in questa intimità forse ha fatto sì che un film come I pugni in tasca, lo dicevo ieri presentandolo, nella sua inattualità politica, nel suo non voler protestare contro la società, però ancora oggi richiama chi lo vede una emozione e una vivacità e un lo verifico per esempio su spettatori molto giovani che vedono il film e ne rimangono colpiti, ecco, perché l'aver rinunciato alla denuncia sociale, per esempio, in qualche modo gli dà una tenuta più grande. Oui, tu as cité Buongiorno Lotte, et justement, il me semble que un des malentendus parfois de la critique sur le film, et c'est le risque qu'un artiste prend quand il a plusieurs niveaux de complexité dans un film et pas un film monocorde, c'est justement ce personnage de Chiara qui unit le politique et le mental, parce que elle, à travers le trou de la serrure, elle rêve de la libération de l'homo, et c'est une dimension du film extrêmement importante. C'est pas un film dossier sur le terrorisme. Infatti, tu citavi, mi pare che il grande maestro Francesco Rosi aveva delle perplessità su Buongiorno Notte, come anche altri miei colleghi e anche molti politici, sia di destra che di sinistra, ci furono delle critiche. Poi su quel principio che ritorna alcune volte sul lavoro che io ho fatto, anche su Vincent, quella che è la fedeltà storica, la fedeltà storica. Io credo che, almeno per me, l'infedeltà sia obbligatoria, non si può essere fedeli, naturalmente entro certi confini. Io racconto il sequestro Moro e ad un certo punto più di una volta divago, restando però nell'ambito di quella tragedia lì. Naturalmente per lo storico, per il politico, per il partigiano di una certa idea o per l'artista che si obbliga a rispettare certi confini, questo non va bene. Va bene, nel senso che ma va bene, insomma, poi dopo è chiaro, poi il tempo, non credo assolutamente all'eternità, io credo che la vita sia questa e basta, però certamente
in tutti questi anni, perché io ormai dico mezzo secolo, un tempo enorme, io ho visto tendenzialmente una serie di recuperi, cioè chi non capiva ha capito, ma questo tranne alcuni film che sono stati esplosivi fin dall'inizio in modo diverso, per esempio Pugni in Tasca, altri è come se capita, no? Viene il critico e dice: ah, scusa, non avevo capito il tuo film, l'ho capito dopo 10 anni. Ma questo succede, se anche noi sbagliamo, e anche i critici possono sbagliare, ecco. Nel senso che evidentemente ci sono delle complicazioni, non lo so, che hanno bisogno di un certo tempo, dei nodi che hanno bisogno di un certo tempo per sciogliersi. E poi il discorso, il gusto di stare all'interno, cioè di non guardare la realtà dall'esterno della casa, dall'esterno, ma stare dall'interno, e quella è proprio, credo che sia stata la mia vita, nel senso di voler fuggire da casa, ma al tempo stesso continuamente di ritornare nella casa, un sogno ricorrente quasi di essere imprigionato per poter, da imprigionato, essere libero di esprimere me stesso, ecco. E una volta imprigionato, l'aspirazione a fuggire da questa prigione, cioè questa condizione ricorre a sé spesso nel mio lavoro. Il me semble che le lien entre tous les films, y compris les adaptations de Tchekhov, La Mouette, de Kleist, Le Prince d'Hambourg, de Pirandello, de Rara ou Henri IV, mais aussi évidemment tous les scénarios originaux, il y a peut-être un thème central qui est la rébellion ou la révolte d'un individu contre l'autre. L'autre, ça peut être la société, les institutions, la tradition artistique, le père. Et justement, ce qui m'amuse dans ta biographie, c'est que tu as pris une décision très jeune, après le Centro Sperimentale, qui est de partir à Londres pour étudier en Angleterre, à l'époque justement des Angry Young Men, de toute la génération des écrivains et des metteurs en scène qui étaient dans une révolte contre l'establishment. Alors, est-ce que tu peux expliquer d'abord ce que tu retrouves dans ce thème, et aussi ta jeunesse que tu as continué, peut-être c'est la preuve de ta longévité, c'est aussi ça, un état de révolte, mais de choix de Londres, et après j'aurai une autre question par rapport à cette époque. Che riguarda Londra, io mi ero diplomato al centro sperimentale, lì ci sono sempre, non so se posso essere, ci sono sempre due posizioni anche contraddittorie tra loro, nel senso che io avevo un atteggiamento ma di difficoltà di rapporto con gli altri, per cui escludevo fin dall'inizio quello che invece doveva essere di incominciare a fare il cinema partendo dallo scalino più basso, cioè l'assistente che porta il caffè, poi più avanti, questo mi ritenevo incapace, questo è un limite psicologico, però al tempo stesso ebbi anche il coraggio di andare, se penso alla mia vita, adesso parliamo solo della vita artistica, insomma, una combinazione di, non dico di viltà, ma di debolezze, di fragilità, di difficoltà, di timidezze, e anche dei momenti, degli slanci anche piuttosto coraggiosi di fare certe cose, fare i pugni in tasca in modo del tutto incosciente, certamente
comportato un certo coraggio, una certa incoscienza, un certo rischio, ecco. Ma questo lo vedo spesso, e quindi, no, lo dico perché a Londra poi fui accusato, mi dice, ma scusa, eri a Londra, non sei mai andato a vedere i Beatles, i Rolling Stones, no, io andavo a vedere i concerti, ma veramente sei un poraccio, insomma, no, no, beh, effettivamente non... ero a Londra, però non è come se fossi a Bobbio, Londra è un po' diverso da Bobbio, però c'era un... coesistevano un guardare al mondo, però avendo anche una dimensione di paese, non a caso poi è a Londra che scrissi la prima versione dei Pugni in Tasca, che poi pensai di girare a Bobbio per delle ragioni anche di comodità e che così era possibile fare, ecco. Ognuno ha la propria vita, ecco, questa... Mi accorgo ormai avanti nell'età che queste cose si sono ripetute frequentemente. Cioè non essere né un eroe, ma anche l'ultima, però insomma questo tipo di coesistenza di cose assai contraddittorie tra loro, assai estreme tra loro. Très différent du sentiment de révolte qu'on trouve dans tous les films, il y a ton travail que tu as fait pour l'école de cinéma à Londres, qui est une étude sur l'acteur chez Bresson et Antonioni, qui sont évidemment aux antipodes de ta direction d'acteur, ou en tout cas de ta façon de travailler avec les acteurs plus tard. Donc, est-ce que tu peux parler de cela et aussi, puisque nous sommes dans le cinéma ritrovato, de savoir quels étaient les cinéastes qui, à l'époque, t'ont marqué et peut-être même dans ceux que tu as retrouvés, c'est-à-dire des périodes antérieures à ton activité, du cinéma muet ou du cinéma parlant des années... Enfin, quelles ont été ta formation cinématographique, mais d'abord parler de ce rapport à Antonioni et Bresson. Fate questo, che al centro sperimentale io ho fatto per me una grandissima scoperta, che sostanzialmente non conoscevo, conoscevo pochissimo, sì, avevo visto qualche film di Chaplin, che è il cinema muto. Quella per me è stata una scoperta, il grande cinema espressionista tedesco, ma non solo, il cinema americano, insomma, il cinema muto, che poi tanti storici hanno detto quella era l'età dell'oro del cinema perché non si è più ripetuto, vabbè, queste sono chiacchiere. Allora questa è stata per me una grande esperienza visiva, importantissima. Naturalmente alla fine degli anni 50 e nei primi anni 60 è chiaro, io facevo riferimento al cinema di quell'epoca lì, e poiché in modo contraddittorio, poi faccio un cinema molto diverso, però quel grande rigore stilistico di Bresson, questo lavoro sull'attore, su certi automatismi, sull'ossessione della memoria, che l'attore non deve pensare, deve solo dire le battute senza pensarci, oppure al lavoro di Antonioni, tra l'altro l'avevamo anche conosciuto, era venuto al centro sperimentale a presentare, erano due autori molto intensi, ma poco italiani, che a me interessavano di più, non che io sottovalutassi i geni come Fellini o altri, però quelli erano due. Poiché entrambi facevano proprio un lavoro sull'attore, che questo lo hanno detto anche alcuni attori e attrici, per esempio come Jean Moreau, scontentava molto gli attori,
mentre Bresson usava dei non attori prevalentemente. Allora, poiché invece io non è che amo gli attori, penso che con l'attore mi piace ingaggiare un rapporto molto intimo, molto confidenziale, ecco. E quindi è una contraddizione anche questa, perché poi io non è, io pur ammirandoli come dei giganti del cinema, poi io in fondo non ho fatto riferimento particolarmente al loro cinema, però allora li ammiravo come dei grandi stilisti, gente, io ho sempre ammirato artisti che mi sembravano e che avere un grande carattere, una grande coerenza, che non mettessero mai dai loro principi. Questo credo faccia parte sempre di una mia formazione molto antica, di tipo cattolico, anche se i cattolici tendono sempre al compromesso e al perdono, però forse un cattolicesimo più intransigente, più protestante, se non un cristianesimo più protestante. Poi, scusa, non avevo risposto, è chiaro che la costante forse di questa, speriamo che continui, di generazione, effettivamente è sul principio di non accettare, di rifiutare una dimensione passiva, e quindi a costo di essere infedeli alla storia, parlo di Buongiorno Notte, ho inserito questa ragazza che è del tutto non veritiera rispetto alla storia vera, che però non accettava la follia fredda dell'esecuzione in nome di un simbolo, di una vittima come Aldo Moro, ecco. Ma anche in Vai bei sogni mi interessava l'inquietudine di un soggetto che però non accettava la propria, un destino di sofferenza, di impotenza a livello sentimentale. Questo è una costante che si può ritrovare quasi sempre. In fondo anche di cui in tasca, il ribelle, il cui principio è sempre un principio estremamente violento e di conquistare un potere all'interno della famiglia, però è di qualcuno che non accetta questa mediocrità familiare che è rappresentata dal fratello maggiore che governa la famiglia, ma però in modo assolutamente antieroico e, ripeto, a dei livelli di bassa conduzione familiare. Pour en revenir à l'acteur, tu as voulu aussi être acteur au début au Centro Sperimentale et tu as renoncé pour te diriger vers le scénario et surtout vers la mise en scène. Alors peut-être, bon, évidemment tu es ce que les Américains appellent le total filmmaker parce que dans tes films tout est important, aussi important l'un que l'autre département de la création, mais en particulier les acteurs sont exceptionnellement bons dès le premier film avec Lou Castel, c'est son meilleur film. Donc, à partir de tes manques comme acteur, quels étaient tes manques qui fait que tu n'as pas choisi la carrière d'acteur? À partir de tes manques, comment s'est fait ton rapport justement aux comédiens et quel lien tu établis avec eux dans tes films? Questa è una domanda assolutamente acuta, però insomma, qui mi trovo ad essere un po' come un attore che deve in qualche modo
rispondere in modo diverso a una domanda che mi è già stata fatta più di una volta. Ma io ho iniziato come attore. Evidentemente non è stato solo il... Allora ho detto, ma io avevo una voce particolarmente sgradevole, ancora adesso l'ho, ma allora lo era di più, perché le mie corde vocali erano molto... si erano molto logorate, perché io anche cantavo, e quindi attribuivo a questo cambio di destinazione della mia vita anche il problema della voce. Questo però è chiaramente è stata una scusa, perché io proprio in una conversazione amichevole con Vittorio Gassman, lui mi disse tranquillamente che la sua voce era veramente mediocre, tutta non consistente, però lui voleva diventare, ed è diventato un grandissimo attore, e allora lui si è applicato in modo quasi direi disumano per anni, e finalmente si è costruito la voce che tutti conoscono, una voce così che tutti conoscono, ecco. Io invece mi rinunciai, no, anche perché, questo è vero, io mi piace, perché io nasco come pittore, e allora le immagini, fare le immagini, i colori, i movimenti, è qualcosa che è interno alla mia vita, è interno alla mia esperienza, ecco. Questo non toglie che c'erano nella storia del cinema tanti grandissimi registi che sono stati anche attori, ecco, ma appunto forse c'è anche un aspetto, non dico oblomoviano di provincia, appunto quella doppiezza per cui accanto ad una grande frenesia ci può essere anche in me una voglia di non fare troppo, ecco. E allora lo facciano degli altri, ecco. Naturalmente questa mia esperienza non fatta credo che coinvolga l'attore si senta coinvolto, perché io cerco in tutte le maniere che lui possa dare il meglio di sé e mi restituisca l'immagine, il sentimento che io vorrei che lui esprimesse. Ecco, questo sì, sia uomini che donne, anche se poi i rapporti sono diversi. Lavorare con un'attrice è diverso da lavorare. Dans quel sens? Nel senso che con un attore tendenzialmente, cioè, con un attore tu cosa porti? Le chiacchiere non contano, la tua esperienza. Allora, tu hai scritto un personaggio, allora gli suggerisci in modo... Io i grandi discorsi a me non piacciono proprio per nulla, però cerchi di comunicargli una serie di cose che possono servire. Naturalmente anche con l'attore c'è un rapporto seduttivo, lo devi sedurre, lo devi convincere, lo devi... vincere le sue resistenze, la sua passività, la sua indifferenza, la sua superficialità alcune volte, e perché lì, in quel momento lì, quello è il momento della verità, in cui su quelle immagini, quelle resteranno per sempre, e quindi cerchi, senza naturalmente mai usare la violenza fisica. So che in passato, ma questo forse all'epoca c'è quell'episodio, no? Che Ornella Muti diceva Damiano Damiani in quell'ultima inquadratura di un film in cui lei viene avanti in un carrello piangendo,
c'era sotto Damiano Damiani con un frustino, la frustava sulle gambe. Questo l'ha detto lei, non è che praticamente lei veniva avanti e noi, lui quadrato in primo piano di questa ragazza che fu un caso siciliano, fu rapita, poi dopo lei piangeva, sì, perché sotto c'era. Oppure famosa quella cosa di De Sica che ha fatto piangere l'area di biciclette, perché non so, adesso non ricordo, insomma. Il discorso di sedurre la donna non è tanto per portarla a letto, no, però è un altro tipo di rapporto, perché lì c'è un confronto con un diverso da te. Non è che puoi lavorare sull'identificazione, non è che puoi dire quello che sei tu. E lì c'è un confronto molto più affascinante, molto più difficile, perché hai di fronte una donna che è proprio un'altra cosa da te, ecco, in questo senso. Une autre vocation manquée, mais qui va être très marquante dans ton cinéma, qui n'est pas d'ailleurs une exception, parce que pour un Français, le cinéma italien, c'est un grand cinéma visuel. C'est-à-dire, pour moi particulièrement, le cinéma, c'est tout de même un art visuel qui n'est pas toujours senti comme ça. On parle beaucoup des films comme de scénario, de roman, pas comme d'expérience visuelle. Mais dans ton cinéma, tu as maintenu l'importance du visuel et tu étais au départ aussi un peintre. Tu as peint une quarantaine de tableaux et aussi dans la préparation de tes films, tu as énormément dessiné de très beaux dessins préparatoires pour tes films. Alors, dans quelle mesure ça... D'abord, tu as arrêté cette expérience très vite, mais je parle des tableaux, mais en même temps, tu l'as transféré dans une attention très grande à travers le travail avec... Giuseppe Lanci, Pasquale Mari et aujourd'hui Daniele Cipri, donc une extraordinaire collaboration avec des grands maîtres de la lumière. Donc comment s'opère, s'est opéré ce passage? Alors, io, prima di. Fino a quando ho abitato a Piacenza, a Milano, ho dipinto, quindi verso i 20 anni. Poi dopo, andando a Roma, al centro sperimentale, ho abbandonato, non ho più dipinto. E ho lasciato anche il disegno. Il disegno è qualcosa che a me è prezioso nello scrivere e per me stesso nel disegnare alcune cose che ho scritto e alcune volte anche colorarle. Questo avviene anche perché nella preparazione di un film ci sono dei momenti che possono essere anche lunghi, giorni, settimane, in cui attendi certe risposte, ma tu sei pronto, ma allora tu arricchisci la pagina scritta anche di questo. Questi disegni non arrivano mai sul set, ma rimangono in studio, perché sul set scattano i rapporti umani, cioè appunto con Mari, con Lanci, con Cipri, allora il rapporto diventa un rapporto che non ha... in cui il disegno serve a me per la mia memoria, ma nel rapporto non... E poi con lo scenografo, con il costumista, cioè allora tutto si anima e il servizio, oppure anche il divertimento, il passatempo di disegnare per il tuo piacere, così si abbandona. È chiaro anche che il tentativo con i miei principali collaboratori non è mai, questo l'ho detto tante volte, non è mai tendere
a un manierismo, cioè a limitare le opere dei grandi, sia esse, sia che esse siano cinematografiche che soprattutto pittoriche. Ci sono grandi cineasti in cui rivedi in tante loro immagini quel quadro, quel da Caravaggio a Rosso di Stanza, insomma, questa roba qua. Questo non mi attrae, non lo trovo, appunto, preferisco rischiare personalmente, ma non appoggiarmi ai grandi del passato, ad imitare quello che già so. Per me non ha senso, ecco. Non trovo passione. Mais tu n'as toujours pas répondu pourquoi tu as quitté la peinture, tu as abandonné la peinture à 20 ans. No, prima di tutto i primi anni di Roma erano molto bene. Io, anche questo, quando si ripete una cosa, però si, come gli attori si può ripetere in un modo diverso, quindi come l'attore che... Però io quando sono arrivato a Roma, per me, prima il primo anno che ho fatto come attore al Centro Sperimentale, è tutto nuovo, cioè allora veramente esisteva la provincia e la capitale. Si telefonava attraverso il centralinese, come in tanti film americani, no? C'era la signorina che ti passava quando tu dovevi chiamare da Roma a Piacenza, parlava con mia madre. Quindi per me fu un salto importante, Piacenza, Roma. Poi a Roma i corsi di regia, anche lì io ero assolutamente a zero, come perché la grande novità rispetto al presente, in cui là il cinema era qualcosa di meccanico, per cui bisognava, era molto complicato, era molto pesante, bisognava farlo di tante persone. Adesso, appunto, è diverso, ma io non so se è meglio o peggio, questo non me ne frega, sicuramente. Adesso tutti filmano, tutti stanno filmando, cosa le facciano non me ne importa, però certamente il discorso tecnico di base è completamente cambiato nella formazione. E allora io ero molto assorbito anche da una vita nuova, perché io avevo sempre vissuto in famiglia, quindi prima una camera d'affitto, tutto questo mi ha allontanato dal dipingere. E credo anche perché il dipingere, poi ho conosciuto tutta una serie di pittori proprio a Roma, che sono poi diventati famosi, il dipingere, la solitudine del pittore, forse mi impauriva, non è che mi impaurisse, no, io la temevo, nel senso che io sentivo proprio una necessità, proprio per le mie carenze umane, di stare con gli altri, di lavorare, e quindi il cinema mi obbligava a confrontarmi ogni giorno, ogni momento, a rispondere all'attore, a rispondere a tutti coloro che in qualche modo aspettano che tu gli dia una risposta. Questo meccanismo, che poi tanti registi hanno detto per le battute, se non avessi fatto il regista sarei diventato pazzo, potrei anche mugliarlo, insomma, tanto una battuta, però effettivamente il regista è uno che va al mattino, dice, ma che facciamo? Ti guardano, ma che vuol dire? Ci devi dire che cosa, dove mettiamo la macchina presa? Ed è una ginnastica al rapporto straordinaria, in questo senso. Perché ti obbliga, se no fai qualche mestiere. Ma se vuoi fare il regista,
so che ci sono tanti registi completamente pazzi che si rifugiano nelle loro giornate, però solo ad un certo punto devono dare delle risposte, devono dire fai così, fai cos'ha, e questo, ripeto, è un esercizio mentale per me anche di proprio terapeutico. Non è sufficiente, perché poi io credo sempre che se uno sta male deve cercarsi uno psicoterapeuta, però quando dico male, quando veramente la sua dimensione distruttiva non gli permette di prevale, ecco. Naturalmente, appunto, poi lì entreremo in un discorso, c'è psicoterapeuta, uno deve avere la fortuna di farlo buono. Ma in questo senso, polemizzando affettuosamente anche con Bernardo, chiaramente lui, il suo edificio era un edificio freudiano. Pronto. E allora lui si scherzava, mentre invece io ero su una posizione direi diversa. Il me semble que visuellement tu es plutôt un nordique, tu n'es pas, pour moi tu n'as pas la lumière italienne des Vénitiens ou des Florentins, tu es plutôt dans le ténébrisme germanique, tu es plutôt un homme du nord, ou alors espagnol comme univers, mais est-ce que tu sens cette pulsion? Sì, penso. Se penso a quando era appunto il cinema, il movimento che più mi colpì è l'espressionismo tedesco, ecco, da Lang, insomma, tutti quei capolavori lì, ecco, Murnau, sì, è l'espressionismo, quindi il nord, e poi è vero anche la Spagna, Buñuel, e poi in una nella mia formazione prima della scuola, quando stavo ancora a Piacenza, in fondo ero colpito anche da un certo cinema che potremmo dire non realista, però insomma il cinema americano, ecco, il cinema dove si combinavano, io mi ricordo ero molto, ammiravo molto e amavo molto Elia Kazan. I due film che più mi colpirono, avevo 13 anni, ero due studenti, Fronte del Porto e La Barzelletta. Io ricordo la Delene, la vidi in un cinema a Lodi, perché io a Lodi andavo, ero in collegio, ero nel collegio San Francesco di Lodi, mio padre, dove io, tra l'altro, io andai, ero ben contento di stare in collegio, mentre invece c'erano dei miei colleghi, ma io vorrei andare a casa, no, io ci stavo benissimo lì, però la domenica c'era la libertà. E allora vidi in un cinema dove la gente era seduta sugli scalini, cioè pienissimo, la Valle dell'Eden. Questa madre che stava in un'altra valle, quindi che aveva sempre i guanti. No, quello è un cinema che poi per me è stato non ho mai pensato di trasferirmi. Però è chiaro che se uno vuole conquistare il mondo, deve andare là. In Italia puoi fare il tuo lavoro, la tua carriera, però è là. E se vuoi vincere nel mondo, oppure, vabbè, no, ci sono altre. Fellini non ha mai voluto andare. Antonioni sì, Zabrisky ancora. Però era quello il cinema che ricordo si vedeva nella mia adolescenza, perché fino ai 10 anni c'era il
dominio di un'educazione cattolica molto rigorosa, per cui l'unico cinema che si vedeva è Genova Parrocchiale, la domenica pomeriggio, dopo la dottrina, cioè c'era il catechismo e poi... Ora lì Genova Parrocchiale c'erano delle cose, però era tale il desiderio di andare al cinema, di vedere i film, non c'era ancora la televisione, che allora qualsiasi cosa andava bene. Poi dopo, quando andai in Doge, potei andare nel cinema invece non parrocchiali, dove invece i film. Basta. Dernière, alors, dernière question, parce que malheureusement on a une limite de temps. Je disais total filmmaker, évidemment aussi, puisqu'il faut toujours terminer en musique. Toutes les conversations doivent finir en musique. Alors, tu as dirigé des opéras, et la musique aussi, comme l'image et les comédiens, est très présent dans ton cinéma. Donc ton rapport, l'importance de la musique avec, évidemment, il y a eu Nicola Piovani, et aujourd'hui, depuis plusieurs années, depuis L'Ora di Religione, Carlo Crivelli. C'est très frappant l'utilisation de la musique, même un film comme Vincere, c'est presque un opéra. Sì, la...